Pensiamo di iniziare proprio per mantenere i tempi di questa giornata che sono legati anche alla presenza particolare che ringraziamo in maniera vivissima i due classi dello Scaruffi, due quinte, la A e la C, con la loro professoressa Marina Santoro. Sono due classi o rappresentanza di due classi che andranno per i viaggi della memoria con Istoreco ad Auschwitz e stanno facendo un percorso di formazione proprio anche su questi temi e quindi vengono oggi qui perché il taglio della giornata, come avete visto un po' dalle locandine, vuole essere un taglio molto concreto, partendo dall'oggi, e quindi lo sviluppo della giornata è anche interattivo, quindi ci saranno le comunicazioni del tavolo della presidenza che poi vi presenterò. E però lasciamo uno spazio per poi chiudere attorno alle 5:30, anche perché molti devono andare via, lasceremo uno spazio proprio anche per il dibattito, per domande che vengono poste. Il taglio, come dicevo, è molto concreto, è preciso, ha un intento specifico di lavorare nella giornata per la memoria. In particolare questa è un'idea emersa dal sindacato pensionati, dal coordinamento donne dello SPI in relazione con la nostra Camera del Lavoro, intercettando, quindi la giornata è proprio costruita così, intercettando voci di intanto una struttura importantissima come quella del CEDEC a Milano, il Centro di Documentazione Ebraica che lavora proprio anche sugli aspetti di documentazione dell'antisemitismo e tutti gli aspetti pregiudiziali della mappa delle intolleranze in età contemporanea, quindi partendo da tutto quello che si sta scatenando nella nostra società e con l'interlocuzione della rete degli studenti. Quindi è stata costruita proprio con un taglio concreto di discussione, partendo anche dall'acquisizione dei loro strumenti, degli strumenti che ci porteranno e delle discussioni che ne possono nascere. E perché è nata dal sindacato pensionati, dal coordinamento donne, quali domande ci siamo fatti? L'evento che ha in qualche modo mosso anche il nostro intento, poi ne discutevamo mentre abbiamo preparato la cosa proprio con la nostra Camera del Lavoro, e quindi con Elena in particolare, è stato quello anche dell'approvazione in Senato della mozione presentata da Liliana Segre per la costituzione di questa commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all'odio. Se noi portiamo alla mente quello che è capitato il 30 ottobre scorso, è stato una delle pagine più terribili, proprio perché consumate in un ambito istituzionale, nel Parlamento. La destra in qualche modo non ha riconosciuto la Costituzione, che avrebbe dovuto essere un atto condiviso di questa Commissione. Questo secondo noi è uno scarto, cioè un salto di livello che non può non essere evidenziato. Poi tutto quello che ne è conseguito è sotto gli occhi di tutti, ovvero una senatrice uscita dai campi di Auschwitz con la scorta, è evidente che è un salto di livello che, se non teniamo in considerazione, arriviamo a dire questo: non riusciamo a lavorare oggi neppure nel sindacato. Difatti l'altro pezzo che ci ha colpito e ci ha interrogato è perché negli ultimissimi anni, con una recrudescenza diffusa anche nella nostra regione Emilia Romagna, abbiamo registrato episodi di razzismo e di provocazione neofascista sia nelle nostre scuole. Ricordo in particolare, qui girano delle immagini che abbiamo ricostruito proprio dai nostri siti, nelle nostre scuole, nelle nostre camere del lavoro, quindi a Correggio, nelle scuole di Correggio, di Modena, di Mantova, a cura del, insomma, firmato Fronte Veneto Schinezze contro le nostre camere del lavoro nel 2018. Ricordiamo che proprio a Reggio Emilia, questa è la rivendicazione del Fronte Veneto Schinezze, nel 2018 a Reggio, così come a Modena e anche a Mantova, abbiamo trovato affisso ai nostri portoni messaggi provocatori proprio dal titolo "Per queste donne non c'è mai stato l'8 marzo".
questo in particolare come coordinamento donne è uno sfregio incredibile, perché firmati dal gruppo di progetto nazionale c'era un'accusa esplicita, questo era quello che era fisso. Il progetto nazionale diceva, accusava il sindacato, cioè noi, di avere egemonizzato la festa della donna soprattutto sul tema del femminicidio, delle violenze contro le donne, dimenticando tutte le altre donne uccise per mano partigiana. Queste due spie, cioè se noi lasciamo diciamo in evasa questa osservazione, e l'abbiamo poi visto nel tempo, cioè la deprechiamo, facciamo messaggi e basta e non agiamo, questo è quanto è scritto davanti alla scuola, all'istituto Einaudi di Correggio, e facciamo un'operazione drammatica che poi abbiamo visto, che abbiamo dovuto riprendere per i capelli anche nelle ultime elezioni regionali, ovvero se noi con lucidità non osserviamo lo scarto e il salto di livello, non capiamo che esiste, sta affermandosi una nuova egemonia proprio razzista che è di intolleranza, che e questa retorica è costruita con tutti questi pregiudizi, è entrata prepotentemente nel dibattito pubblico, ma è entrata anche come razzismo ordinario dentro le nostre quotidianità, con i nostri servizi, nelle nostre, con, quando facciamo accesso al pubblico, eccetera. Allora, il tema di oggi è proprio quello di mettere sul campo tutto quello che fa una struttura come il CEDEC, che ha proprio questa antenna aperta su, diciamo, l'intera nazione, sui fenomeni di intolleranza. Lo fa in una rete, ne parlavamo prima con Stefano, di una rete che si sta costruendo tra università, associazionismo, il lavoro dell'UNAR, la Polizia di Stato. Tutto questo significa monitorare dei dati, leggerli, osservarli e costruire anche delle mappe semplificate che possono essere d'aiuto a tutti. Seconda cosa, c'è anche il fatto di vedere la visione, cioè, e anche gli strumenti che portano gli studenti. E quindi, prendendo l'antisemitismo come spia, diceva una rabbina francese, quando si lavora sull'antisemitismo è una spia che fa capire che siamo già in una sorta di situazione molto più in là rispetto a, come dire, una semplice provocazione o una retorica antisemita solo di carattere ufficioso, ma siamo già in una situazione molto avanzata di intolleranza. E per ultima cosa, concluderà proprio il pomeriggio di oggi, dopo il dibattito, il nostro segretario Matteo Alberini, che in qualche modo ha voluto, insieme a una giornata fatta sempre con la rete degli studenti nel maggio scorso, ha voluto suggellare un lavoro proprio di continuo scambio di visioni, costruito quindi non soltanto per un episodio così, ma di visione costruita insieme, in una collaborazione comune, in linguaggi comuni. Cosa possiamo fare oggi per attrezzarci? Voi vi attrezzate rispetto alla vostra fascia d'età per l'uso del web, per come calcate le piazze, eccetera. Noi dobbiamo fare la nostra parte, secondo me, tutti i giorni sul territorio, oltre che nelle nostre manifestazioni. Quindi lascerei la parola immediatamente a Stefano Gatti per presentare il tutto. Grazie. Grazie. Buonasera a tutti, io ringrazio per l'invito e per la gentilezza consueta che accoglie il mio istituto. Dunque io, prima di affrontare poi specificatamente il tema dell'antisemitismo digitale, vi spiegherò un pochettino come funziona il CEDEC, chi siamo noi e che cosa facciamo. Allora, il CEDEC, il Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, ha sede a Milano, è stato fondato nel 1955 da un gruppo di giovani ebrei, che avevano pochi anni in più degli studenti che sono qua adesso. E il CEDEC nasce proprio con questo obiettivo, cioè di raccogliere documentazione relativa alla Shoah, relativa al genocidio antiebraico che si era consumato pochi anni prima. E poi il CEDEC ha sede in una palazzina molto importante, si trova in via Opilia numero 8, ed è la sede in cui, quando furono istituite le leggi razziste del 38, gli ebrei espulsi dalle scuole di Stato andarono a studiare.
Quindi questo istituto, dove ha sede il nostro CEDEC, c'erano le scuole degli ebrei discriminati durante gli anni 30. E per l'esattezza sia il numero 6 che il numero 8, noi siamo rimasti al numero 8. E una decina d'anni dopo, intorno alla metà degli anni 60, è stato creato questo settore che si occupa di antisemitismo. E noi appunto stiliamo la relazione annuale sull'antisemitismo in Italia, una sorta di rapporto nazionale che noi stiliamo appunto dalla fine degli anni 60, e che è poi il rapporto che viene utilizzato da Lucei, viene utilizzato da vari organismi internazionali. Poi nel corso degli anni noi abbiamo così ampliato le nostre collaborazioni con vari istituti. Noi collaboriamo con i principali istituti anche europei, il FRA, l'OSCE, ODIHR, e poi istituti universitari che ci sono in Europa ma anche in altre parti del mondo. E questa relazione che noi stiliamo viene inviata a Lucei, viene inviata anche appunto a alcuni istituti universitari, anche alla Polizia Postale, con cui dalla primavera dello scorso anno abbiamo iniziato a collaborare proprio per la raccolta dati relative alla discriminazione. E allora adesso vi do qualche indicazione su che cos'è il nostro settore, poi appunto verrò più nello specifico. Allora, l'Osservatorio Antisemitismo classifica come episodio di antisemitismo ogni atto intenzionale rivolto contro persone, organizzazioni o proprietà ebraiche o presunte tali, in cui vi è la prova che l'azione ha motivazioni o contenuti antisemiti, o che la vittima è stata presa di mira in quanto ebrea o ritenuta tale. Anche questo, il ritenuto tale, nel senso che alle volte ci sono delle persone che vengono colpite con delle azioni antisemitiche a livello verbale o anche fisico, pur non essendo ebrei, ma sono ritenute tali. Una delle recenti vittime è ad esempio il ministro Gualtieri, l'attuale ministro Gualtieri, il ministro del Tesoro, che viene ritenuto ebreo, no? E quindi a capo di una sorta di cabala ebraica che intenta rovinare l'Italia, viene insolentito, soprattutto sulle piattaforme digitali, in quanto ebreo. Oppure anche Roberto Saviano, lo scrittore che ha delle radici ebraiche e che viene spesso attaccato in un modo molto molto violento, aggressivo, principalmente ecco, sul web, perché il web è il luogo principale per gli attacchi antisemitici, in quanto ebreo. Allora, l'Osservatorio Antisemitismo viene a conoscenza degli episodi di antisemitismo attraverso i principali mezzi di comunicazione e segnalazione all'interno antisemitismo. Cioè, noi come veniamo a sapere se ci sono degli attacchi antisemiti? Facendo un'analisi dei mezzi di comunicazione, dei giornali principalmente, abbiamo delle rassegne stampa, televisione, eccetera, e le segnalazioni che riceviamo. Questo non è una nostra scelta, cioè lo facciamo in accordo con quelli che sono le regole degli istituti che si occupano di raccolta dati sugli atti di antisemitismo. Di nome tutti ragionano, cioè non esiste una regola aurea che vale per tutte le organizzazioni, però principalmente si lavora in questo modo, cioè viene catalogato come atto di antisemitismo ciò che viene segnalato e ciò che noi recepiamo attraverso l'analisi dei mass media, non di tutto il web, non facciamo una raccolta a rete del web, ma dei mass media. E ovviamente poi quello che ci viene segnalato lo analizziamo e vediamo se ha un contenuto antisemitico, allora a questo punto lo inseriamo nelle nostre relazioni. Allora, è certo che il numero effettivo degli episodi di antisemitismo è superiore rispetto a quello registrato, poiché la denuncia o la visibilità degli episodi varia da categoria a categoria. È più facile avere notizia degli atti più gravi, mentre le offese verbali o scritte vengono più raramente denunciate. Allora, è più raro ricevere, magari non abbiamo tutte le segnalazioni, senza magari, relative, non so, alle scritte sui muri, no? E, che so, se uno viene insolentito, magari mentre in un bar viene insolentito, per una serie di motivazioni, perché magari la gente non le denuncia. Però per quanto riguarda gli episodi più gravi, che sono le aggressioni fisiche, quello non ci sfugge. Quello assolutamente no. Per il resto, perché poi alle volte capita che la gente non voglia denunciare gli episodi di cui è vittima, soprattutto questo accade per le persone, per i religiosi, no? Gli ebrei religiosi che sono identificabili come tali, quindi sono quelle persone che più facilmente vengono attaccate non solamente in Italia, anche in altri paesi, perché hanno appunto le peote, cioè i capelli lunghi ai lati della testa, vestite di nero, magari le donne hanno il capo coperto, e quindi capita che appunto sono presi più di mira, no? E poi magari capita proprio che queste persone non denuncino, perché magari sono i religiosi, magari tendono a non denunciare, a non dare importanza a queste cose. E però comunque ecco, però gli episodi più gravi vengono, ci vengono, ovviamente li veniamo a sapere.
Dunque, l'ostilità verso gli ebrei si esprime in contesti diversi e con livelli di aggressività differenti. E questo è importante, cioè è importante distinguere fra pregiudizi antiebraici, intesi come opinioni, luoghi comuni, stereotipi, e antisemitismo attivo, fatto di azioni, minacce, insulti. Allora, la differenza qual è? Cioè, atto di antisemitismo è appunto un'aggressione, no? Il livello poi varia, può essere appunto dalla scritta sul muro a poi il caso più violento del tentativo di omicidio, che per fortuna da noi non è frequente. Abbiamo avuto un caso 3 anni fa a Milano dove un ebreo è stato accoltellato da un membro di una micro-organizzazione neonazista che ha tentato di ucciderlo. E poi ci sono i pregiudizi. Il nostro istituto svolge questo doppio lavoro, cioè da un lato raccogliamo tutto quello che riguarda gli episodi di antisemitismo, ma periodicamente svolgiamo degli studi sociologici dell'antisemitismo per vedere quanto è diffuso il pregiudizio e quanto sono diffusi anche i pregiudizi nei confronti delle altre minoranze, perché questo tema, l'antisemitismo, va contestualizzato. Quindi questi studi sociologici vengono condotti principalmente dalla mia collega, che è la responsabile del settore, che è Betty Guetta, che è una sociologa, la massima esperta italiana, uno dei massimi esperti europei, di studio dell'antisemitismo secondo un profilo di tipo sociologico. Quindi periodicamente facciamo queste analisi con l'Ipsos, con i principali centri studi che si occupano di questo tema, e vediamo quanto antisemitismo c'è, ma anche quanto pregiudizio c'è nei confronti di altre minoranze, nei confronti dei Rom, nei confronti delle persone omosessuali, perché l'antisemitismo va contestualizzato, perché alle volte ci sono i mass media un po' furbetti, no? che insomma giocano un po' su questi temi, dico, ma l'antisemitismo ha questi numeri elevatissimi, sì, ma va contestualizzato. Perché sennò si rischia alle volte, spettacolarizzando certi temi, di fomentarlo l'antisemitismo, non di contrastarlo. Quindi noi vediamo quanto razzismo c'è nei confronti appunto delle altre minoranze e lo riusciamo a inquadrare. Quanto antisemitismo c'è? La percentuale di antisemiti totali è circa del 10-12% della popolazione italiana. Antisemitismo a so chi è? È uno che crede un po' tutti quelli che sono i miti d'accusa dell'antisemitismo, quindi è negazionista, ritiene che dietro tutto quanto accade al mondo ci siano gli ebrei, c'è l'antisemita assoluto, cioè non condivide alcuni pregiudizi ma tutti i pregiudizi contro gli ebrei. Tra il 10 e il 12, che tradotto vuol dire 6-7 milioni di individui, che è un numero consistente. E questo è importante, nel senso che, poi non so se avremo tempo, però ci sono paesi in cui magari l'antisemitismo, il pregiudizio antisemitico non è particolarmente diffuso, ma sono diffusi gli atti di antisemitismo, altri paesi in cui c'è un forte pregiudizio antisemitico, ma gli atti poi non sono così numerosi, per una serie di motivazioni, poi va a seconda delle varie realtà. Comunque questo è importante, bisogna incrociare i dati. Allora, in generale, da anni si assiste ad uno sdoganamento di pregiudizi razzisti ed antisemiti. Cioè, più o meno da un quarto di secolo è sempre più, viene considerato sempre più socialmente lecito esprimere dei giudizi antisemiti e razzisti. Cioè, fino a un po' di anni fa, direi prima degli anni 90, esprimere in modo esplicito fare dei commenti razzisti era piuttosto raro. Cioè, un politico, no, si esprime di norma, tranne rari casi, non dico in punta di forchetta, però cioè, non usava quel linguaggio aggressivo, violento, insolente che caratterizza il mondo odierno. E oggi invece questi temi sono stati sdoganati. E sempre più, no, c'è sempre più l'aumento dell'aggressività, un po' in tutti i settori. Allora, gli antisemiti tendono a rappresentare gli ebrei secondo antiche stereotipizzazioni fisionomiche, di cui poi vedremo un esempio. Naso adunco, occhi sporgenti, palpebre pesanti, tumide, poi vedremo più in dettaglio, ed in accordo con consolidate mitizzazioni giudeofobiche. Gli antisemiti fantasmatizzano degli ebrei immaginari, degli ebrei inventati, che sarebbero tutti, no, da Liliana Segre a Sami Modiano, un altro reduce del campo di Auschwitz, sarebbero tutti sionisti. E sionismo in ambiente antiebraico va inteso come sinonimo di male. Sono tutti ricchi, legati occultamente tra di loro, tendenti alle cospirazioni e al dominio del mondo, razzisti, nazionalisti ed internazionalisti. Chiave interpretativa è sempre più il falso antisemita protocollo di Savi di Sion ed altri vecchi classici della polemistica contro gli ebrei. Pensate che recentemente, nel 2019, un senatore della Repubblica ha pubblicato un post in cui dava credito alle sue critiche nei confronti dell'economia citando i protocolli di Savi di Sion.
che è un testo, quello dei protocolli, anche qui non è il tema della discussione, il testo dei protocolli di Savi di Sion è quello che ha alimentato la Shoah. È uno dei testi più velenosi, crudeli e schifosi che siano mai stati pubblicati. È stato l'alimento della Shoah. L'antisemitismo contemporaneo si basa proprio su questo testo. A questi ebrei idealizzati nel male viene sempre più spesso contrapposto un Hitler ritratto in chiave apologetica, come vendicatore di torti e di ingiustizie. Il richiamo a Hitler non è più esclusivo dei soli simpatizzanti della destra radicale, e si veda il caso di un, poi magari lo vedremo, di un simpatizzante grillino, quindi non riconducibile alla destra del nazismo, un episodio che noi abbiamo registrato, che scrive sul suo profilo Facebook, un attivista dell'odio telematico, che scrive: Hitler non aveva torto per lo sterminio di questi esseri spregevoli. E la polemica antisemita contemporanea attinge sempre di più ai temi più sinistri e cupi dell'archivio antiebraico, e che hanno come radici, che hanno le radici nell'antigiudaismo, nella polemica religiosa del tardo antico e nel nazismo. Allora, noi nel 2019, settore osservatorio antisemitismo, nel corso del 2019 abbiamo registrato 251 episodi di antisemitismo, con una netta crescita rispetto al 2018, quando ne abbiamo registrati 197, e una crescita ulteriore rispetto all'anno precedente, quando ne abbiamo registrati 130. Tenete conto che noi registriamo questo alto numero di episodi di antisemitismo anche perché abbiamo una maggiore visibilità, cioè va precisato anche questo, cioè non c'è solamente un effettivo aumento, ma anche perché abbiamo una maggiore visibilità, riceviamo un maggior numero di segnalazioni e quindi registriamo più episodi. Però tenete conto che l'aumento degli atti di antisemitismo vale a livello globale. Io sono reduce, adesso i vari organismi renderanno pubbliche e condivideranno i dati sugli atti di antisemitismo intorno alla metà di febbraio. Io sono reduce da una conferenza internazionale in cui sono stato in Israele a novembre, ci siamo scambiati un po' di informazioni, e tutti sottolineano questo aspetto, cioè questo aumento prepotente degli atti di antisemitismo. E con aumenti variano, però l'aumento c'è dappertutto, quindi non è solamente il fatto che noi riceviamo più segnalazioni, è un fenomeno globale, sempre inserito in questa dimensione di aumento del razzismo, di aumento dell'odio, e che si diffonde principalmente attraverso il web. Allora, tenete conto, di questi 251 episodi che abbiamo registrato, 173 sono connessi al web. Allora, di questi 172 dati molto veloci, 59 di questi episodi, questi 173 episodi, appunto una sessantina, hanno visto come vittime degli specifici ebrei. Cioè, di norma, le vittime dell'odio digitale sono dei generici ebrei, sionisti, talmudisti, però in questi casi sono, cioè, con nome e cognome, per cui si attacca la comunità ebraica di Napoli, si attacca la signora Segre, Emanuele Fiano, che è uno degli idoli dell'odio digitale, Lerner, ma poi sono un po' di persone, ma che vanno a, che non solo riconducibili a un preciso ambito politico, un po' dappertutto, no? Cioè si va dalla Nierenstein a appunto Lerner o a Emanuele Fiano. E allora, quello che suscita particolare impressione nel corso dell'anno è la virulenza degli attacchi rivolti contro Liliana Segre. No, poi vi farò vedere qualche esempio. Ogni suo intervento pubblico viene accolto dal web con un profluvio di insulti e di invettive triviali. Allora, questi attacchi terribili che vengono rivolti a Liliana Segre, dove si mischia un po' tutto, cioè viene attaccata in quanto donna, viene attaccata in quanto ebrea, viene attaccata in quanto persona anziana, un po' tutto, e non vengono solamente magari da sottoproletari, magari il sottoproletario romano con la svastica al collo e l'entrata di Auschwitz tatuata sul braccio. E quello che vi dico è vero, ci sono anche questi personaggi che hanno il tattoo cioè viene da ambienti molto più compositi, ci sono anche persone di coté anche elevato. A me quello che ha colpito nel corso del 2019, un docente universitario di storia contemporanea, di cui non faccio il nome,
il quale non attaccava direttamente la signora Segre dicendogli ah brutta, schifosa, ebrea, no, ancora più subdolo, cioè faceva il troll, no, online, cioè suscitava delle reazioni negative, diceva, metteva il dubbio, ma come mai questa signora fa così, i suoi followers, vai a pubblicare materiale. E quello che è interessante è proprio questo, cioè che alle volte questo veleno viene attivato da personaggi che non sono di secondo piano, no? E questo è il salto in avanti o il salto all'indietro, secondo me, come si vede, di questa nuova forma di odio. Cioè che sono personaggi, appunto, politici, ci sono quelli che si chiamano opinion makers, no? Giornalisti. E appunto, al di là degli specifici, poi gli altri ebrei che vengono colpiti sono questi ebrei che vengono fantasmatizzati nel male, sono gli ebrei sionisti, i savi di Sion, le banche ebraiche, i giudei talmudisti, i nasoni, no? Perché alle volte gli ebrei vengono definiti nasoni, i mondialisti. E poi un altro elemento interessante è che Anna Frank è diventata uno dei target principali di questo odio, no? È diventata una specie di meme, di tormentone digitale, un obiettivo, la memoria di Anna Frank viene sempre colpita. Allora, come dicevo, 173 episodi. Allora, l'antisemitismo, ecco un paio di annotazioni. Il cambiamento, il grande cambiamento per la diffusione dell'odio online, diffuso attraverso le piattaforme digitali, risale all'inizio degli anni 2000, quando è stato creato quello che si chiama Web 2.0. Allora, qual è la differenza? Web 1.0 non permetteva l'interazione con la rete, no? Quindi io potevo, diciamo il web, lo dico soprattutto ai ragazzi, il web era semplicemente come se fosse una televisione con tanti canali, in realtà non si poteva interagire, potevo vedere qualche filmato, salvare qualche immagine con molta difficoltà. Web 2.0 ha determinato il grande cambiamento, cioè il web 2.0 è il socializzare e condividere i contenuti, gli utenti diventano creatori di contenuti. Detto così può sembrare uno slogan non molto importante, ma la realtà vuol dire che c'è stato un cambiamento radicale, cioè il sapere è mutato. Cioè prima c'era un sapere di tipo piramidale, no? Quindi c'erano l'autore, non so, oggi invece c'è un sapere orizzontale, cioè quello che è più importante è quello più cliccato, non è importante la fonte. Quindi io prima avevo, non so, sapevo che certi giornali avevano una certa autorevolezza, non so, il Corriere, la Repubblica, sapevo che erano giornali che scrivevano o dovevano scrivere le cose meglio fatte. Oggi no, quello che al vertice, no, che va per la maggiore è quello che viene cliccato di più. Quindi il cliccato di più può anche essere un articolo che dice che la Terra è cava, no? Oppure che dice che le Torri Gemelle non sono cadute, ma è tutta una cospirazione giudaico-americana, oppure ti dice che, non so, qualsiasi tipo di bufala, basta che viene cliccata e quindi, con tutto quello che ne segue, voi sapete meglio di me, cioè se io, gli algoritmi come vanno? Funzionano a seconda di quello che viene più cliccato, no? Quindi se io cerco informazione su un certo tema, mi viene segnalato quello che è più cliccato, non quello che è più autorevole. E quindi si spiega perché magari c'è stato questo boom del cospirativismo, del complottismo, ci sono degli spazi web che scrivono delle cose al di là del bene e del male che hanno centinaia di migliaia di utenti. Io quando ho visto recentemente, quando ho fatto un po' l'analisi per la relazione, ho visto un videoblog di un giornalista anche di spessore, di peso importante, che ha centinaia di migliaia di contatti, dove tra le altre cose vedete un prete che tira in ballo le accuse contro gli ebrei, cioè che gli ebrei bevono sangue, no? Proprio queste accuse di un antisemitismo brutale, e che hanno centinaia di migliaia di contatti, con tutto il gioco, no? Perché poi alla fine quello che viene pubblicato su un video viene condiviso sulle varie piattaforme, quindi è un continuo riprodurre questo materiale. Quindi il cambiamento c'è stato proprio in questo periodo. E un'altra cosa interessante dunque, nel periodo web 1.0, 1995 nasce il primo sito razzista. Anzi, aveva una matrice di negazione della Shoah, nasce con questo scopo. Chi lo crea? Un neonazista americano che si chiama Black. No? Questo Black era in galera, era in carcere, perché aveva tentato tipo un golpe in un paese latinoamericano. In carcere, segue un corso di computer e capisce, dice, beh, però il web mi può dare delle opportunità. Capendo che
difeso dal primo emendamento americano, no? Dove il primo emendamento americano dice che sostanzialmente si può dire e scrivere quel che si vuole. Cosciente di questo fatto, capendo le opportunità che dà il web, ha aperto questo primo sito che si chiama Stormfront, che è ancora attivo, un sito enorme con un sacco di materiale. In Italia per un certo periodo è stato bloccato perché alcuni attivisti volevano compiere degli attentati antisemiti. Bene, nel 1995 questo signore crea questo sito web e che gli permette di diffondere le proprie idee con maggiore libertà, senza i rischi che causa la diffusione di queste idee nel mondo reale. Cioè, pensate, uno stampa un libro, lo ciclostila, lo diffonde, eccetera. Con lui è tutto molto più semplice. Nel 1995 c'è un sito razzista che è questo del signor Black, Stormfront, che è un sito neonazista. Penso 2 o 3 anni dopo i siti diventano quelli razzisti, terroristi, antisemiti, eccetera, 700. Credo che attualmente, secondo dati del Wiesenthal Center, anche se abbiamo preso un po' con grano salis, perché secondo me è il numero più elevato, sono circa 30.000 a livello globale. A cui poi vanno aggiunte i vari spazi web, no? I social, eccetera, perché oggi i social hanno molto più importanza rispetto ai siti che non... Noi in Italia ne abbiamo catalogati più o meno 330, o forse qualcosina in più. Sono ridotti, anni fa ce n'erano 350, alcuni non sono più attivi, eccetera. Questo per farvi capire le dimensioni di questo web. Scusami Stefano, generale, se riesci... Sì, volevo mostrare, posso partire con le immagini? Sì. Si possono vedere? Ok, perfetto. Allora, vi faccio vedere, questo vi dicevo, questa è un'immagine, è una versione, una Zuckerberg, cioè il patron di Facebook, ritratto in chiave antisemitica. Come vi dicevo prima, il web fa riferimento a tutta una stereotipizzazione molto, molto antica, arcaica. Adesso velocemente, vediamo un pochettino, ecco. Ecco, vi faccio vedere proprio molto velocemente, queste sono delle vignette, questa ad esempio è una vignetta antisemita tedesca, Der Stürmer, un quindicinale nazista, e come venivano stereotipizzati gli ebrei. Questo è un ebreo in versione pipistrello, e venivano ritratti secondo una precisa fisionomica. La fisionomica è una pseudoscienza che attribuisce a dei caratteri psicologici e dei caratteri fisici. Poi cosa vuol dire? Il naso adunco vuol dire rapacità, idem la bocca larga, e gli ebrei venivano rappresentati secondo questi canoni, cioè l'occhio sporgente, il naso adunco che richiama il becco di un rapace, la bocca salvadanaio con labbra tumide, con labbro inferiore più sporgente rispetto a quello superiore, e tutti questi hanno dei precisi significati. Allora, questa è una stereotipizzazione che si impone intorno al X secolo dell'era volgare e che poi noi troviamo poi nel prosieguo dei secoli. Questo è 1934, questo è faccio scorrere velocemente per farvi capire quali sono le immagini a cui si attinge oggi il web dell'odio. Questo è un libro per l'infanzia, un libro nazista, per l'infanzia, 1936, vedete come gli ebrei, questo macellaio ebreo che viene rappresentato sempre con questa stereotipizzazione, no? Cioè il nasone, l'occhio sporgente, il labbro inferiore che sporge, e questo poi è molto evidente, cioè viene l'ariano biondo, muscoloso, che viene contrapposto all'ebreo che ha anche la pelle più scura, no? per sottolineare la contrapposizione. Questa è la stereotipizzazione, questo è sempre il Der Stürmer. Questo è addirittura un libro di fiabe italiano, 1950, e la stereotipizzazione è sempre la stessa, cioè l'ebreo in fondo, che viene, quell'altro si vede meglio, che viene dipinto sempre nello stesso modo, cioè il nasone, la pelle più scura, la barba caprina che richiama un pochettino i demoni come venivano rappresentati, e quello vediamo bene, cioè 1950. Questa è una vignetta antisemita presa da un giornale fascista degli anni 70 e abbiamo sempre l'ebreo nasuto con la bocca, e qui siamo al contemporaneo. Cioè come viene, come la cosa interessante è questo, cioè come uno strumento nuovo come il web utilizza però stilemi arcaici. Come dice Claudio Vercelli, lo storico Claudio Vercelli, il web ha rivestito con una patina di modernità dei temi arcaici. E gli stilemi sono appunto della propaganda antisemita, sono quelli proprio antichi. E anche poi i concetti, cioè i miti d'accusa che vengono utilizzati nei confronti degli ebrei sono quelli più arcaici.
E questo è uno dei paradossi, no, della rete, strumento nuovo ma che nel polemizzare utilizza elementi grafici e concettuali rozzi, basilari, proprio perché la comunicazione via web, veloce, no, che permette di connettere tutto il mondo, in realtà si basa su questi elementi molto, molto chiari, molto rozzi, per farsi intendere. Allora, vedete un pochettino, cioè questo personaggio sulla mia sinistra è il meme antisemita per eccellenza del 2004, e vedete come sia speculare a questa vignetta medievale. Velocemente, adesso volevo andare un pochettino. Questo è una vignetta del 2019. È interessante perché vedete lo slogan che viene utilizzato, cioè ebrei come un tumore da estirpare. Questo è un linguaggio nazista. È un linguaggio tipicamente nazista, utilizza uno stereotipo, un'immagine che ha le sue radici proprio nel nazionalsocialismo e lo modernizza come? Facendo riferimento ad altri elementi, cioè viene visto come, vedete, il simbolo, no, del mondo LGBT. Quindi viene legato ebraismo e omofobia, e questo vi fa capire come quel tipo lì di immaginario sia ancora oggi molto diffuso. E questo è un altro esempio, no? Sempre immagini, io ho scelto queste perché sono esemplificative, sempre con lo stesso personaggio che viene inserito in vari contesti. E questo, come vi dicevo, cioè il fatto che anche poi la figura di Hitler in questo mondo venga poi ripresa e dipinta in tinte rose. Allora, tenete conto, come dicevo, che questo genere di polemica non viene utilizzato solamente da magari estremisti, eccetera, ma anche da persone di un quotè elevato. Ricorderete tutti quando pochi mesi fa un docente universitario di Siena è stato coinvolto in una polemica perché aveva pubblicato sul suo profilo Facebook delle vignette e dei documenti antisemiti. Ora, quello che aveva pubblicato questo signore, questo Castrucci, erano vignette tratte da Der Stürmer, quel giornale che vi ho mostrato prima. Cioè aveva pubblicato le vignette del vignettista che si chiama Phipps, che era il vignettista principe del nazionalsocialismo, e sempre questo signore aveva pubblicato degli elogi dei protocolli di Savi di Sion, no? Quindi fa capire, cioè queste cose non è che vengono diffuse semplicemente dal ragazzetto che non sa, no? Ma tanti di questi personaggi sono appunto giornalisti, docenti universitari. Tra chi insolentisce la segre, c'è anche il professore che dice la segre io la metterei in un forno, no? Quindi cioè non è solamente lo scatenato che magari è esagerato col vino o no, e che vi dice beh non sapevo, questo vi fa capire. Ecco, quindi poi lo vediamo sempre il nostro personaggio in vari contesti. Adesso vediamo un attimo, volevo far vedere, e come poi viene fantasmatizzata la violenza. Questi sono molto significativi. Abbiamo il nostro personaggio messo in un forno, impiccato, preso ad accettate. E la cosa interessante è anche questa, cioè io con un collega molti anni fa, quando facevamo parte di una commissione parlamentare sull'antisemitismo, avevamo detto in commissione, guardate che si corre il rischio di generare un ambiente all'interno del quale tutto è permesso. Paventavamo il rischio e questo è stato creato. Oggi c'è, non c'è più un ambiente che potrebbe giustificare, oggi è un ambiente all'interno del quale tutto questo genere di odio è permesso. È tutto stato sdoganato e si crea poi l'effetto assuefazione. Nel momento in cui io posso continuamente pubblicare tutto questo materiale, ovviamente si rischia, c'è il rischio assuefazione e c'è il rischio di far cadere quelle barriere che la società ha eretto nel corso dei decenni, di centinaia d'anni, contro il razzismo, contro la discriminazione. E tutto questo, gradatamente, lo vediamo purtroppo come tutto questo si sta sgretolando, cioè le resistenze, le strutture difensive che la società ha eretto contro questo fenomeno si sta sgretolando. Allora, due cose a proposito, due ultime cose. Allora, va anche detto una cosa, che grazie anche alle pressioni che sono state esercitate principalmente dai paesi europei,
da alcuni paesi europei, dalle varie organizzazioni che si occupano di antisemitismo come la mia o di razzismo come le altre, che raccolgono materiale e poi lo diffondono durante i convegni internazionali, i grandi big del web stanno facendo qualcosa, cioè qualcosina in più nei confronti per arginare questo fenomeno è stato fatto, viene fatto. Sempre molto poco, non so, nel 2016 credo l'Unione Europea ha fatto firmare ai big della rete una specie di codice di comportamento che ha reso più stringenti le politiche, si chiamano policy, che governano queste piattaforme digitali. Cioè teoricamente dovrebbero nel giro di 24 ore eliminare i documenti razzisti che vengono segnalati. Questo non avviene quasi mai, però diciamo c'è più solerzia rispetto al passato. Però rimane un lavoro molto difficile, anche tenete conto che in Italia, solamente in Italia, la piattaforma più usata è Facebook, ha 35 milioni di utenti attivi e credo su Google, su YouTube vengano pubblicati ogni giorno 3 milioni di video, quindi non è così facile. Però c'è anche una, io direi, cattiva volontà da parte di questi big della rete, che comunque da tutto questo fenomeno incassano, ecco, tradotto. Però c'è più sensibilità. Allora le proposte sono queste, cioè una regolamentazione, anche un aspetto poi importante è quello educativo, perché è vero che la rete quello che c'è di più, è quello più cliccato, è quello che si pone al vertice, più vedo una cosa, però c'è il cattivo ma c'è anche il buono, per cui si può anche pensare a questo, cioè così come si diffonde l'odio si può diffondere anche gli strumenti, anche l'antiodio, e questo succede, per esempio nel corso degli anni ormai i giornali cartacei quasi non ci sono più, però si sono imposti anche dei mezzi di comunicazione digitali che sono buoni, che sono diventati autorevoli, quindi non è escluso che si possa anche attraverso, che la rete possa risolvere anche, cioè, dare dei messaggi buoni, e poi è anche importante che vengano introdotti dei software più efficaci che in automatico possano magari bloccare le cose più virulente che vengono pubblicate. Io mi fermo qua. Benissimo, ti ringrazio. Passiamo immediatamente la parola a Veronica e Tommaso, che si organizzano in tandem. Buongiorno a tutti. Intanto ringraziamo dell'invito e ringraziamo anche tutti voi per essere qui. E, vabbè, il ragionamento che insomma, io e Tommaso abbiamo portato avanti appunto per arrivare qua oggi a parlarvi diventa insomma più generale oltre al tema specifico dell'antisemitismo, nel senso che abbiamo ricollegato tutto ciò che, come appunto ci è stato chiesto, quindi la nostra visione da giovani insomma, che vivono una società che dovrebbe essere inclusiva, ma che in realtà sotto tanti punti di vista non lo è. Quindi la prima cosa che ci siamo posti davanti è la politica del capro espiatorio, che è quello insomma, che ha caratterizzato tutto ciò di cui abbiamo appena sentito parlare, ma che non è mai finita, perché lo vediamo anche nelle politiche di oggi, nel senso che un banalissimo esempio come quello di Salvini, che mi sembra la cosa più paese chiara a tutti, e che porta i fenomeni migratori come appunto problema di quasi qualsiasi cosa che ci sta intorno, partendo dal ci rubano il lavoro al non c'è più sicurezza. E su questo vi riporto anche forse una cosa che vi ricordate di maggio circa dell'anno scorso, in cui dei ragazzi hanno fatto un video per la scuola in cui paragonavano le leggi razziali al decreto sicurezza e che la prof è stata denunciata, eccetera. Ecco, nel senso, quello che si è detto è che questa visione non è una visione scontata, cioè che va ricercata, ma è una cosa che insomma, è stata messa sotto gli occhi di tutti, ma che comunque ad esempio a scuola, che adesso insomma, ci teniamo anche a parlare soprattutto di scuola perché appunto noi rappresentiamo gli studenti in questo caso, non si parla di tanti temi, ma non si parla anche banalmente di questi temi, se li fa una volta l'anno, per il 27 gennaio si guarda il video in classe, ma il tema è molto più ampio, perché nella società di oggi il problema è, che ne so, sull'omotransfobia, ad esempio
volevo riportare un secondo a queste ultime elezioni regionali, una cosa molto dibattuta è che ad esempio insomma, la coalizione di centrodestra non voleva approvare la legge regionale sull'omotransfobia, e noi ci siamo chiesti perché, cioè, che sembra una domanda scontata, ma la risposta no. Cioè, in una società come quella di oggi, il fatto che vengano escluse delle categorie, delle minoranze, che poi in realtà forse non si può neanche più parlare di minoranze, perché un ragazzo gay tra noi giovani dipende chiaramente poi dal contesto sociale in cui vive, perché poi c'è anche un ragionamento del genere, non viene per forza stigmatizzato, anzi, forse in questo senso stiamo facendo tanti passi avanti, però al contempo c'è il fenomeno dei social che ci riporta indietro di anni invece che avanti, in cui linguaggio d'odio è fortissimo, molto più che nella vita reale forse. E, ad esempio, io vado a riprendere sempre il lato politico, nel senso che il linguaggio d'odio che oggi noi siamo soliti a sentire non parte solamente, come è stato precedentemente detto, da una persona qualunque, ma è spesso detto da rappresentanti politici, da persone in vista, da giornalisti, ed è un continuo giro di informazioni che vanno a portare avanti politiche d'odio, davvero. E questo se... Ma io sinceramente sono stato colpito dal fatto che si sia parlato di antisemitismo come tema che deve essere contestualizzato nella società, quindi nel sociale, con studi sociologici. Questo è quello che... Sì, non si sente? Perfetto. Bene. Sì, effettivamente questo è il punto. Un antisemitismo che noi non possiamo più meramente classificare con quello che ci viene insegnato a scuola. A scuola ci vengono insegnate quelle che sono state le leggi razziali, quelle che sono state le persecuzioni contro gli ebrei, quelle che è stata la Seconda Guerra Mondiale e la Shoah. Però non basta più, perché nel mondo di oggi, sfortunatamente, anche grazie al fenomeno della globalizzazione e dello sviluppo delle tecnologie, questo campo si è molto ampliato sul fronte dell'odio, nel senso che ormai qualsiasi categoria sociale umana si definisca come minoranza e quindi anormale, rispetto, che già questa è una cosa che fa molto ridere, vista in un contesto di mondo che dovrebbe andare verso una eliminazione delle disuguaglianze. Però vediamo, come ha detto bene Veronica, la categoria del migrante, come è stato citato prima la categoria del Rom, e tanti altri casi abbiamo, come i disabili ad esempio, ma la donna stessa. Ha parlato Marianella prima del lavoro che fa il coordinamento donne dello SPI su questo tema, nel senso che il fatto di dire che l'8 marzo sia oggettivata come festa solo per parlare di femminicidio mi sembra una cosa folle, nel senso che non può essere ritenuto normale un comportamento del genere, perché non è sinceramente umana questa cosa. Non si può continuamente lasciare andare, dire ah vabbè, ma lo fa qualcun altro, quindi perché non... E soprattutto il problema che si crea col mondo dei social è il fatto che sia spesso visto come un mondo finto. Ma io posso fare tutto perché tanto il mondo dei social è finto, non esiste nella realtà. Questo è vero, però il problema è che i riflessi che le azioni nel mondo dei social portano nella realtà sono quello che ci deve preoccupare. Perché
un conto è postare un meme su Instagram, ma sicuramente un meme possono diventare due, possono diventare tre, può diventare una pagina e così via, avvicinare persone da una certa parte e da un certo punto di vista che possono apprezzare anche quello che può essere il black humor, ma dall'altra parte questa cosa non va confusa con quello che è il razzismo e con quello che è l'odio, perché la linea è veramente sottile in un mondo che non esiste, in un etereo social game, quindi bisogna fare molta attenzione secondo noi e concentrarci un po' più su quella che sono le realtà, perché come viene oggettivata la figura del migrante del Roma, appunto, anche solo durante, mi vengono in mente le elezioni amministrative che noi abbiamo avuto qui l'anno scorso, quindi il fatto che un quartiere come può essere quello della stazione, il problema delle reggiane sia affrontato come è una minaccia da debellare e non come è un quartiere da riqualificare. Sono problemi reali che vengono molto più usati dalla politica attuale per essere messi in ottica di l'odio ci dà una mano e colpisce più alla pancia delle persone, quindi ci evita di costruire un ragionamento e invece ci aiuta a trovare appunto un capro espiatorio. Questo è il punto, il capro espiatorio a tutti i costi, che semplifica, ma semplificare non è quasi mai un bene quando si parla di vite umane solitamente, quindi questo è un po' il ragionamento che noi volevamo portarvi oggi. E allo stesso faccio un'ultima aggiunta che concorrenza a questo, e sono sempre di più i ragazzi che iniziano a militare in organizzazioni di destra, di estrema destra neofasciste. Ad esempio, l'altra mattina ero a fare un'assemblea d'istituto sulle regionali in una scuola di Parma e una ragazza mi ha chiesto: ma Casa Pound è legale? Cioè, anzi, è anticostituzionale o no? Allorché, la domanda è complessa, perché è chiaro che finché ti dichiari di estrema destra e non neofascista, come ciò che poi vai a sentire in un'assemblea di quel che parlano, è una domanda complessa, ma è una, secondo me, un esempio di quello che sta succedendo e di come, ad esempio, a Piacenza, che è una città amministrata dalla Lega, ma storicamente rappresentata dalla destra, dal centrodestra, come l'unica realtà che hanno i ragazzi appunto è il blocco studentesco. E immaginatevi la pensilina dell'autostazione piena di simboli d'odio, uno dei loro loghi e dei loro manifesti, in cui i ragazzi anche nelle scuole si candidano con lo slogan "prima gli studenti". Okay. Questo, riprendendo quello che dicevo prima, è che a scuola non se ne parla abbastanza, cioè non ci sono, infatti anche la prima soluzione o comunque il primo mezzo che noi continuiamo a dire, che sembra una cosa banale ma la realtà è quella di portare avanti certi messaggi a scuola. Perché noi siamo a scuola a 13 anni, noi in 13 anni l'unica cosa che succede è che appena usciamo diciamo: ah wow, questo è il mondo reale, bello, non abbiamo mai magari affrontato un tema serio o comunque qualcosa che ci faccia realmente capire com'è la realtà. Nessuna scuola ce lo dice che una donna è tendenzialmente pagata di meno di un uomo, perché se poi
il primo lavoro che vado ad affrontare, se mi assumono perché poi non ho esperienza, qua ci sarebbe insomma tutta un'altra, è questo. Cioè, quindi io il messaggio che insomma vogliamo dare è sostanzialmente che la scuola è il primo mezzo, infatti io sono anche contenta che ci sia una classe, delle classi, e non solo promuovere un certo tipo di attività come quello di affrontare il viaggio della memoria, ma di parlarne continuamente. Strozzi, segreteria della Camera del Lavoro, salutiamo anche il segretario Ivano Bosco che è con noi e alcuni altri componenti di segreteria confederale. Grazie. Allora, grazie a tutti per la presenza qua. Io devo dire che insomma, facendo un intervento dopo gli interventi dei miei compagni di presidenza, devo dire che gli spunti sono davvero numerosi, perché spaziamo a 360 gradi su quello che è la nostra società in senso lato e su una serie di temi che a noi come sindacato, ma in generale come società civile, voglio dire, toccano in particolar modo, perché quando si parla di tolleranza o peggio di rassegnazione e di tolleranza dell'intollerabile, è un po' quello che noi percepiamo anche nei nostri luoghi di lavoro. Voglio dire, noi siamo sindacato e sappiamo che il lavoro è la qualità del lavoro, i diritti che si possono esigere nel mondo del lavoro e il rapporto che il lavoro ha con la società, col suo contesto, col suo intreccio culturale, e che è un indicatore della civiltà di quella società. Quindi parto dal lavoro per dare uno spunto ulteriore a queste riflessioni che abbiamo fatto, perché c'è un principio comune in tutto quello che è stato detto fino adesso, che è il corpo estraneo, no? Cioè tutto ciò, a partire da quello che è il concetto antisemita, che poi, vuol dire, come ha detto la Segre stessa, è un po' la base del razzismo. Cioè io considero un corpo estraneo qualcosa che non riconosco, in cui non riesco a identificarmi, ed essendo qualcosa che mi è estraneo, facendomi paura, perché poi è anche un principio no, di allontanamento di qualcosa che io non riconosco, creo la cultura del penultimo che guarda all'ultimo come qualcuno che ti può tirar via un diritto, che è come se i diritti non ce ne fosse per tutti, e quindi visto che io sono in una condizione in qualche modo che devo difendere perché ritengo di non avere tutto quello di cui ho diritto, allora preferisco che tu non li abbia, così non vengono tirati via a me. Questo è un concetto che si ripete in molti ambiti e che è stato, diciamo ultimamente, come hanno detto i ragazzi, io li vorrei riprendere il concetto il tema delle elezioni regionali, perché, come dire, non è stato un tema da poco negli ultimi giorni, ed è anche in questi periodi che poi vediamo anche come dire, il proliferare di, abbiamo visto le scritte sulle porte delle partigiane deportate, come dire, nel momento in cui qualcheduno deve attirare consenso, si crea una polarizzazione di noi e di qualcosa che è contro di noi, no? E lì purtroppo viene fuori, e riprendo, diciamo, la parola dello sdoganamento che è stata più volte ripetuta e che io, come dire, condivido molto come parola purtroppo attuale, perché in questi ultimi tempi, cosa poi, diciamo, tema che hanno anche in qualche modo raccolto le sardine con il loro movimento, cioè qualche cosa che fa un movimento che faceva paura, non dico le sardine hanno risposto a un tema, a un movimento che spaventava, perché era il linguaggio violento che veniva utilizzato, linguaggio che fa sì che nel momento in cui in un bar, in una pizzeria, l'amico, il compagno di banco, voglio dire, o di università, esprime un'opinione di intolleranza, di non rispetto, di mancanza di dignità nei confronti di un'altra persona, è come se chi è intorno si abituasse pian piano a non reagire. Laddove, è stato anche ben descritto prima, c'era una sorta più di
timore ad esprimere, magari le persone, voglio dire, la loro mentalità non è che è diventata intollerante oggi rispetto a chi è diverso da noi, però oggi si sentono legittimati ad esprimerla, perché è un po' il pensiero forte: chi non tollera, chi se la prende con qualcun altro è come se fosse il vincente. Fortunatamente per noi questa è una cultura, questo è un linguaggio che è stato molto utilizzato negli ultimi tempi e che, insomma, la società ci ha anche dimostrato che è capace di reagire. Adesso voglio dire, perché no, non è che dobbiamo anche pensare a raccogliere gli stimoli positivi da dove vengono. È ovvio che ci mette di fronte a delle riflessioni. Io mi sono chiesta molte volte, anche rispetto all'ambito dell'immigrazione, all'ambito delle politiche di genere, della violenza sulle donne, quanto la comunicazione, i mass media, i giornali, che tipo di potere abbiano per influenzare in modo, come posso dire, microscopico i nostri giudizi. Nel senso che è facile, come veniva descritto sul fatto che alcuni eventi di odio razziale o di antisemitismo, quelli più eclatanti, li vediamo, vengono denunciati e magari rispetto alla grande società si prende anche posizione, no? Anche alcuni politici che utilizzano linguaggi violenti ed estremamente intolleranti, però nel momento in cui avvengono alcuni atti si ovviamente posizionano dalla parte di chi li condanna, e questo è un discorso. Poi c'è però, e quindi anche quando, voglio dire, sentiamo i giornali o sentiamo qualcheduno parlare in modo molto fuori dalle righe rispetto a dei temi di intolleranza, a temi molto delicati, è ovvio che ci posizioniamo, riusciamo a identificare qual è la parte, il tipo di pensiero che esprimono. Quello che preoccupa me è tutto quel pensiero invece più così un pochino più subdolo, no? Perché difficilmente, trasversalmente, destra e sinistra, a prescindere da alcuni partiti che sono espressamente, voglio dire, espressioni di un pensiero di destra, però difficilmente si sente qualcuno dire io sono razzista. Nessuno lo è, tutti si dichiarano antirazzisti, tutti si dichiarano tolleranti, a pro di, no, come posso dire, di essere persone libere mentalmente rispetto a certi pregiudizi, però trasversalmente, lo dico trasversalmente da un punto di vista anche politico probabilmente, un pensiero di fastidio per qualcuno che può venire a disturbare il tuo orticello c'è, e questo è quell'area grigia che a me preoccupa, nel senso di sulla quale occorre stare molto attenti, e quindi gli osservatori hanno un valore molto importante, perché laddove il pericolo tu lo vedi ed è dichiarato lo eviti, è dove il pericolo tu non lo percepisci che non ti attrezzi per prendere le distanze. E rispetto a questo io lo ritrovo in moltissimi ambiti, i ragazzi ne hanno parlato, rispetto ad esempio appunto alla violenza sulle donne, noi parliamo di protocolli come sindacati, di accordi, protocolli che facciamo nei luoghi di lavoro per accordi contro la violenza e le molestie nei luoghi di lavoro, non solo sulle donne, in generale violenze sui luoghi di lavoro, dove andiamo a scrivere e a far sottoscrivere dalle parti delle dichiarazioni di contrarietà ad atti di violenza nei luoghi di lavoro, che sono quelle cose scontate di cui anche i ragazzi parlavano e che scontate non sono, cioè siamo costretti tra virgolette in qualche modo a fare dichiarazioni di intenti che il buon senso ci potrebbe dire che non dovremmo averne bisogno di dichiararci contrari alla violenza nei luoghi di lavoro, non dovremmo aver bisogno di dichiararci contrari alla violenza sulle donne, come non dovremmo avere bisogno di dichiararci contrari al razzismo. Invece è necessario riattivare i riflettori rispetto, perché firmare queste cose, lo dico perché non è che sono atti puramente formali, firmare questi indirizzi, questi verbali, questi accordi, è impegnare le parti e tutti i soggetti che a queste parti, di queste parti fanno parte appunto, a tenere
un occhio attento su alcuni fenomeni, dove i fenomeni sono sotto traccia, perché quello è un po' l'impegno, secondo me, che ci dobbiamo prendere rispetto alla diffusione di una cultura che va contro questo fenomeno un po' di legittimazione dell'intolleranza. Rispetto, queste erano un po' le riflessioni, perché come veniva definito l'antisemitismo una spia, o gli atti legati all'antisemitismo una spia, così lo potremmo pensarlo sulla mancanza di diritti nei luoghi di lavoro, così potremmo immaginarlo sulla mancanza del rispetto dei diritti di genere nei luoghi di lavoro. Cioè, ci sono tante spie che secondo me noi siamo tenuti a tenere in considerazione affinché non solo la memoria ci aiuti a far sì che alcune cose non si ripetano, ma che ci deve vedere pronti, attenti a individuare precocemente alcuni movimenti e essere lì pronti nel momento in cui possiamo, anche con l'educazione e la formazione, essere incisivi. Io sul discorso della formazione e quindi della trasmissione ai giovani nelle scuole di una cultura di rispetto e di dignità nei confronti degli altri, dove l'altro è tutto, nel senso donne, uomini, transessuali, omosessuali, immigrazione, ebrei, cioè nel senso dove l'altro è qualcosa che semplicemente può essere come noi o diverso da noi, credo molto, perché penso che quello possa essere uno spunto in più rispetto a quella che può essere l'educazione familiare o alla cultura che all'interno di alcune famiglie può essere di non lungimiranza, di non apertura mentale. Io penso che i ragazzi invece abbiano la possibilità, siano un po' il nostro futuro, e quindi se non partiamo dal sensibilizzare nell'ambito scolastico queste giovani menti, poi rischiamo, ma proprio non solo nel senso di mantenere viva la memoria, che è importantissimo e da lì si parte, ma anche nel senso di stimolare degli alert che ci permettano di essere critici quantomeno di fronte a quelle situazioni che troppo spesso oggi ci vedono rassegnati. Faccio questo esempio perché penso, sempre parlando ad esempio della riqualificazione della zona della stazione, no? E abbiamo fatto degli incontri anche con i colleghi di altri sindacati, perché zona stazione rispetto, no? Pensando a ghettizzare una zona che viene identificata come comunque una zona complicata per certi versi. Lì avevo partecipato a un seminario molto interessante in cui ci facevano riflettere sul fatto che il telegiornale che noi guardiamo normalmente, ad esempio mentre ceniamo, quindi associamo notizie estremamente spesso gravi o negative ad un momento di sollievo, di serenità, un momento in cui tendiamo, voglio dire, magari ad essere tranquilli con la nostra famiglia, ci porta in qualche modo a minimizzare la grandezza o l'importanza della notizia che stiamo sentendo per poterla tollerare, nel senso che a volte sono così devastanti anche le cose che sentiamo, se le analizzassimo una per una per quelle che sono, e che anche in base ai contesti in cui le ascoltiamo, per difenderci, non perché siamo sempre, voglio dire, negativi rispetto o negazionisti, però ci sono momenti in cui l'informazione ci viene data e noi per difesa cerchiamo di contenere, diciamo, l'emozione che ci provoca, no? E quindi torno alla comunicazione, perché secondo me è un punto piuttosto centrale di quello che passa, visto che abbiamo parlato anche di social. E quindi la domanda che io per prima faccio, visto che raccoglievamo le domande, è questa, che insomma faccio a Gatti, che si occupa di raccolte di alert, appunto: quanto la quanto il linguaggio non esplicitamente di parte, però in realtà ci sta condizionando. Grazie. Dunque, l'informazione, a proposito dell'informazione di un linguaggio subdolo, sì, sono assolutamente d'accordo. Ad esempio il caso del prima gli italiani, no? Quanto oggi in un modo
più o meno, ma anche diciamo organizzazioni partitiche che non sono riconducibili alle destre antidemocratiche, cioè strizzano l'occhio al discorso del prima gli italiani. Ed è un concetto relativamente recente, cioè fino a un po' di anni fa questo genere di polemiche, di propaganda politica, c'era sanzione sociale nei confronti, ecco questo è importante, c'era sanzione sociale nei confronti di alcuni temi, ecco dicevo prima le barriere che sono state erette nel corso dei decenni, dei secoli nei confronti di certi temi, cioè di certe cose non se ne parlava, ma nessuno, cioè io presente, scendendo, non è nel mio ambito, ma non, faccio una riflessione così, cioè un partito come il Movimento Sociale Italiano, l'MSI, non faceva questo genere, cioè c'era una componente del Movimento Sociale Italiano che era un pochettino, che strizzava l'occhio ma appena appena al razzismo, che era la componente di Rauti, no? Ordine Nuovo, ma il Movimento Sociale Italiano non era razzista, cioè c'era, era magari antisemita, ce l'aveva con, ma neanche troppo, cioè queste componenti, questi aspetti non erano presenti, cioè c'era, era paradossalmente era meno fascista l'MSI di una volta che non quello di oggi, che non c'è l'MSI, no? Cioè c'erano certi temi che non venivano trattati, c'erano dei tabù, ecco, c'erano dei tabù per cui non venivano affrontati. Oggi invece anche programmi televisivi di massimo ascolto strizzano l'occhio a questo genere di argomenti, cioè non vengono detti esplicitamente, però io non sono un esperto di comunicazione, però come strizzare l'occhio, cioè, capito, no? Non ti dico prima di italiani, ma te lo faccio capire. Non ti dico che quel gruppo fa schifo, ma no, e sollecito magari le rispostacce più brutte. Però ripeto, la cosa interessante è che non è solamente riconducibile non so, alla Lega o questi gruppi qua, cioè questi certi temi, lo strizzare l'occhio. Io adesso mi ricordo quando è stata l'elezione regionale in Lombardia, a me è capitato di vedere il profilo di un membro di un candidato. Io non sapevo neanche non capivo neanche di che partito fosse. Cioè alle volte ormai c'è questo aspetto di compenetrazione dove uno racconta che c'è la passione per lo sport e tante cose, mi dice ma tu da che parte stai? No? E tanti altri strizzano l'occhio a queste proprio questi bassi istinti, perché purtroppo queste robe qua sono di fuori, non solamente in Italia, perché poi se vedete un po' dappertutto come le politiche sono diventate il linguaggio sempre più greve, più aggressivo, cioè i sentimenti più bassi e più brutti vengono solleticati. Con dei risultati poi drammatici, no? Perché poi alla fine si impongono certi personaggi politici che magari non sono razzisti, non sono fascisti, però vengono percepiti come tali e quindi stimolano tutta una serie di elementi. Cioè vi faccio un esempio non relativo all'Italia, ma mi viene in mente gli Stati Uniti. Allora, Trump, mica, io non lo vedo come un antisemita, no? Però il fatto che lui in questo modo, la sua figura attira un certo tipo di, per quello che c'è negli Stati Uniti è stato un grande aumento di episodi di antisemitismo, no? Lui non è che fomenta l'antisemitismo, cioè non è che lo fa, che dice ma io sono amico del Ku Klux Klan e compagnia bella, però il suo genere di politica è tale che attira un certo tipo di e non è una cosa esplicita, no? Ma strizzi l'occhio, no? Allora dico, Salvini che mette la giacchetta con Scoop Ivert, no? Quella marca di abbigliamento. E non è che dice beh ma tu sei un fascista, no, non è che lo, però dice, beh, me l'ha regalata la prima, apro l'armadio la prima roba che no, però anche quello è un modo per lanciare un messaggio, capite? Ci sono anche tutto questo genere di cose che una volta sarebbe state inconcepibili. Il vecchio almirante, a parte il fatto che non metteva la grisaglia e non la maglietta, però una roba del genere non l'avrebbe fatta. Oggi invece lo fai perché sai che comunque lo puoi fare, non c'è sanzione sociale, tutto è come acqua sui vetri, per cui dici non so, la Chienge è un orango. Cos'era il vicepresidente del Senato, non so che roba, no? E dice no, ma io sono stato frainteso perché scherzavo. Cioè dico, tu vicepresidente del Senato dici a una tua collega che assomiglia a un orango, ma dico neanche le scuole elementari, ma come fai? Cioè se un bambino avesse detto alla compagna di classe sei un orango, dico, io ho 53 anni, l'avessi fatto io, cioè mia madre mi trasformava, mi suonava come un tamburo, no? E voglio dire, e tu dici una roba del genere, il bello, tra virgolette, che gli altri colleghi invece di dire caro mio, vai, no, dimettiti, no, l'hanno difeso, ma tutti, no, perché è stato frainteso, no, ma qua, ma su, ma giù. Cioè, se in Senato il presidente, un alto vertice, dice che la collega è una scimmia, no, cosa volete aspettarvi?
Cioè, quello lì è dare l'imprimato. Se uno è così, no? Se uno canta la canzone, cos'era quello della canzone dello stadio, Salvini, che dice che i napoletani puzzano come i cani, quella roba lì, no? E dico, se tu canti una... Ma non è una canzone da stadio, ma è una roba da ultra schifosi, no? E tu fai una roba del genere e nessuno ti dice niente. Dici no, stavo scherzando, perché poi alla fine uno quando di fronte a quelle robe lì dice no, stavo scherzando, e quindi ti auguro di morire, che puzzi, che dici sei un terrone, schifoso, eccetera, e poi dici stavo scherzando. Capite come tutto ormai non è sdoganato, tutto è lecito. Sì, volevo insomma rivolgere una domanda al signor Gatti. E volevo chiedere, visto che insomma Reggio Emilia sappiamo essere comunque una città che... No, scusa, sentivo la voce, non ti vedevo. Una città insomma che ha avuto una forte resistenza contro il fascismo. Volevo chiedere se questi comportamenti antisemiti a Reggio Emilia erano, se sono frequenti o insomma... Allora... No, ti dico di no. Penso che è difficile localizzare gli episodi, perché la maggior parte degli attacchi antisemiti... Allora, tieni conto che in Italia l'antisemitismo non è un allarme sociale come in altri paesi, dove ci sono aggressioni fisiche, omicidi, no? La Francia, 13 morti nel corso dello scorso anno, sinagoghe incendiate, cioè. Da noi si consuma principalmente online, oppure alle volte degli insulti, però è difficile sapere dove, cioè se io ti insulto digitalmente, no? Posso vedere che magari i profili poi sono tutti tarocchi, no? Quindi non è le aree in cui c'è più antisemitismo di norma sono, perché dicevamo più segnalazioni, non, perché anche ci sono delle comunità eccetera, tipo l'area della Roma, no? Il Veneto, perché ci sono organizzazioni, e poi la Lombardia, più o meno. Queste sono le aree. Poi, ad esempio, io non ho i dati perché non li ho guardati. È una cosa che ti dico che può essere interessante. È stato diffuso uno studio di Vox proprio lunedì scorso sulla diffusione dei tweet antisemiti, no? In Italia hanno fatto uno studio, hanno analizzato Twitter nel periodo novembre-dicembre 2019, hanno raccolto 63.000 tweet relativi agli ebrei, 44.000 sono ostili, cioè antisemiti, cioè 44.000 su 63.000. E quindi io non ho visto la geolocalizzazione, cioè da dove vengono. Di norma l'area più attiva è Lazio, Veneto, più o meno sono quelle regioni lì. Io dell'Emilia non ho presente, cioè, infatti mi interessava questa cosa, avevo visto diciamo quello striscione, ecco, una cosa che mi trovo interessante, però non, al di là di quelle aree lì non ho presente degli episodi, ma non credo sia tanto per il passato, ma forse perché no, gli ebrei sono meno identificati, non te lo so dire, cioè alle volte non... ci sono, ecco, più che altro è riconducibile, perché chi fa antisemitismo sono gli estremisti, chi lo fa nel mondo reale. Allora è importante che ci siano delle organizzazioni estremistiche che fanno antisemitismo, magari qua non ci sono, ci sono magari, non so, ecco, principalmente è quello, cioè sono gli estremisti, laddove ci sono degli estremisti allora ci sono delle azioni contro gli ebrei, insomma. Grazie. Cioè, la mia non è una domanda, però è una cosa che non capisco, perché è vero che si ha diritto di parola e tutto, però vedere un diversi politici che offendono, che dicono certe determinate cose che sono proprio contro la Costituzione stessa dell'Italia, e noi siamo, cioè, non riusciamo a fare niente. Dovrebbero farlo. Io adesso, a parte gli scherzi, sto facendo un po' delle battute, magari esagero, però dovrebbe esserci sanzione sociale da parte anche dei colleghi, no? Ma poi l'opinione pubblica, non devo dire scendere in piazza e coi forconi, però non può uno che dice, ripeto, quella cosa lì del dire che il collega è un orango, ti dimetti, e se non ti dimetti tu gli altri colleghi ti dicono ciccio via, non può essere Einstein, ma non è. Adesso io non voglio farle sterofilo, perché per carità anche altre realtà europee c'è poco da ridere, però io presente in Germania uno che pare che avesse copiato una parte della tesi di dottorato, che era un ministro degli esteri, gli hanno detto vai, no, vai.
No? Altre persone che hanno fatto dichiarazioni molto meno pesanti, se io in Inghilterra dico, guarda, se dico, questa è una cosa reale, dice, il ministro degli esteri ebreo non lo puoi fare, no? Perché? Perché c'è rispetto, come ti dico, non so, il ministro testimone di Dio, ma per quale motivo te lo devo precisare? Cioè c'è molta attenzione, ma anche perché è una società più complessa, insomma, no? C'è forse addirittura lì sono persino, alle volte persino esagerati, però da noi non c'è questa sensibilità. E dovrebbe io mi stupisco che tu sei, voglio dire, sei un senatore, non capisci che non dovresti dire queste cose. Però è un fenomeno anche relativamente recente, perché ti dico, questo tipo di linguaggio, non solamente nella politica, ma quella della politica ti stupisce di più, è un fenomeno relativamente recente. Personalmente mi sembra, ti posso dire, secondo me da quando ho cominciato quella frase, io mi ricordo terribile, no, di Umberto Bossi, che era il leader della Lega Nord, che aveva insolentito un deputato del Partito Socialista, una donna, e con insomma, non entro in dettaglio, circa 25 anni fa. Però il problema è che invece di alzare il livello, cioè dico, tu Bossi dici ste porcherie, ma noi invece ci esprimiamo in un modo diverso, ci facciamo rifulgere la nostra qualità superiore, invece il livello si è abbassato. È quello che poi alla fine tutti, quando discutono, non dico tutti, ma quasi, discutono tirandosi pesci in faccia, che sembra le lavandaie. Però dovresti, non lo so, cioè io ti dico, ma io come istituto, no, tra di noi stiamo attenti anche come parliamo, no, perché pensi alle ricadute, perché poi quello che dici non è neutrale, no, ha delle ricadute, perché se tu dici continuamente che quello puzza, quello fa schifo, eccetera, eccetera, puoi anche determinare delle reazioni. Allora uno ci pensa un attimo, magari c'è intorno dei colleghi che dicono, guarda, che certe cose non le devi dire. No? Cioè, perché poi devi pensare a quello, i riflessi che ha sulla società, sul mondo. Dico, io tento di farlo, così come i colleghi e anche altre persone, questi no. Però dici, dovrebbero far qualcosa. Non, ecco, auspichiamo una maggior sanzione sociale, però non lo so, non so quali saranno gli esiti, insomma. No, che poi se posso continuare, anche Salvini, che è ministro degli interni, ancora in carica, pubblicò la sua biografia come editore Casa Pound. Io mi chiedo se in Germania un ministro degli interni tedesco avesse fatto un lavoro del genere, che reazione avrebbero avuto anche il popolo tedesco stesso. Comunque, io vorrei iniziare forse con un'opinione un po' impopolare. Dico che il popolo italiano, dal mio punto di vista, non è un popolo razzista. Per ragioni storico-culturali, per la posizione geografica del nostro paese, miscuglio di etnie, tante motivazioni. Certo è che in questo periodo stiamo vivendo una fase molto diversa da quello che noi italiani siamo abituati. Io non so quali siano le opinioni politiche dei presenti in sala, ma posso immaginare, insomma. E le ultime elezioni regionali hanno dato comunque un impatto importante di ciò che il popolo vuole dire. Abbiamo detto prima che i social hanno fatto riemergere questo fenomeno dell'antisemitismo, del razzismo e di tutto quanto. Però io credo che la maggiore colpa sia da attribuire al popolo stesso, perché nonostante le testate giornalistiche che influenzano, nonostante i politici stessi come Salvini che influenzano questo meccanismo d'odio, di politica di rabbia, di odio, di astio contro minoranze, la mancanza di istruzione è un problema in questo paese. E se continuiamo così, arriviamo veramente... Io ho 18 anni e in 13 anni, come ha detto Veronica, se posso, in 13 anni di scuola avrò avuto due professoresse che mi hanno cercato di aprire, dare uno sguardo, una prospettiva al mondo esterno che ci circonda. Questo è un problema. Cioè, io immagino però il mio professore davanti a me mi direbbe, sì, ok, però questo è il mio programma, nel mio programma non c'è la Shoah, nel mio programma non ci sono le torri gemelle, non c'è il razzismo e tutte queste problematiche. Io ho un lavoro da fare, faccio quello, mi pagano, finisce lì. Quindi, se vogliamo affrontare un tema del genere, credo che andrebbe riformato un intero sistema scolastico. E chi può farsi carico di un lavoro del genere? Credo che in Italia... sarebbe, cioè, un governo del genere si metterebbe contro i professori scenderebbero in piazza a protestare, eccetera, eccetera, eccetera.
Quindi io non ho una domanda, però volevo semplicemente fare questa osservazione. Grazie. Cioè, tu hai un approccio illuministico e che condivido e che in buona parte anche il mio, però attenzione che non sempre la cultura poi ti salva, no? Perché poi quando dicevo prima che tra i principali diffusori di odio chi ci trova i fior di laureati, facendo riferimento al passato, l'antisemitismo più feroce nella Germania nazista era diffuso tra studenti e docenti universitari, cioè non era chi faceva gli antisemiti più cattivi, no? Quelli che credevano alle tesi più bislacche dei protocolli erano gli studenti universitari. I più fanatici li trovavi lì, quindi i proletari erano molto meno convinti, no? Il caso dei protocolli è proprio emblematico, cioè come certe tesi erano più diffuse, e lo stesso discorso vale in Italia, cioè alle volte proprio dei sondaggi emerge che alle volte le persone più colte sono più intelligenti nel manifestare, cioè sono più attente, no? Però poi alla fine non è che ti salva, alle volte non è quella la cultura, si auspica, si pensa che dovrebbe essere, anch'io sono della stessa opinione, cioè non solo col dottor Freud, con gli illuministi, però alle volte non è così, purtroppo non è così, alle volte sono persone colte che comunque fanno proprio, poi di esempi te ne potrei fare tante, insomma, docenti universitari che strizzano l'occhio, dicono, fanno cose scorrette in un modo più intelligente rispetto magari al sottoproletario romano con la svastica tatuata, che si chiama l'ebreo va ammazzato, no? Quell'altro invece dice cose peggiori in un modo più che ha più impatto. Insomma. Infatti, te la lascio subito, dico solo una cosa rispetto, visto che hai citato le elezioni regionali, le abbiamo citate un po' tutti, e, così è un richiamo che faccio a tutti noi che stiamo discutendo di questi argomenti, non è che l'esito pur di un certo tipo di queste elezioni ci in qualche modo rassicura del fatto che non c'è una quota parte importante dell'altro pezzo che ha preso il suo pezzo di consenso, comunque è andata così, penso che sia andata così anche perché c'è stato un rigurgito di orgoglio democratico e di un linguaggio diverso movimentato anche dal Movimento Le Sardine, che però, voglio dire, al di là di entrare nel dettaglio, è stato proprio come un allarme a dire noi non ci stiamo a sentire questo tipo di linguaggio. E in Calabria è andato in modo diverso, ma comunque siamo dentro una società in cui l'allert di dire continuatevi a stupire quando sentite certe cose, perché nel momento in cui non ci stupisce più che accade una cosa, che vuol dire che questo livello di rassegnazione, di avvelenamento, no, a piccole dosi ci ha un pochino no, neutralizzato nel nostro spirito critico, e era solo questo, perché la partita è ancora tutta in gioco. Prego. No, prima si parlava della scarsa formazione che insomma avveniva da parte dei professori verso gli studenti, e noi siamo una classe che, dico fortunatamente, abbiamo la possibilità di recarci in viaggio della memoria, ma anche il fatto che ci siano delle selezioni per poter partecipare a questo viaggio della memoria credo che sia un grosso limite. Quindi, cioè, se questo viaggio della memoria fosse aperto a molte classi, cioè o perlomeno tutte, sarebbe secondo me un grosso vantaggio, anche perché, come dicevamo prima, secondo me uno studio dei libri, un leggere un dato di 6 milioni di morti o magari andare là e vedere dove veramente sono stati uccisi è completamente una cosa diversa, secondo me. Quindi per conoscere, per ricordare davvero, non basta guardare un video su YouTube o seguire una lezione o guardare un film a scuola, secondo me bisognerebbe proprio vivere quello che è successo, dove sì. È successo. Poi, secondo me, anche rispetto a quello che dicevo prima sulla scuola, non è una questione di cultura, quindi di sapere, ma è una questione di dialogo, cioè avere la possibilità in una zona, cioè in un posto sicuro come dovrebbe essere appunto la scuola, di imparare ad esprimere la propria opinione e imparare ad avere un'opinione, perché poi non do per scontato questa cosa, nel senso che sempre più spesso, io adesso rifaccio anche l'esempio, sempre ritornando anche alle elezioni regionali, sempre meno giovani votano, ma perché? Vabbè, per un distacco dalla politica ai giovani, che vabbè, è chiaro ed è evidente, ma anche perché spesso non si ha questa possibilità di dialogo che permette a formare un'opinione sulle cose. Cioè, io perché devo arrivare a votare per qualcosa che non sento che mi riguardi,
e due, a mettere un'opinione su qualcosa per cui non ho magari mezzi o non ho mai avuto il modo di affrontare. Secondo me la parte importante della scuola è proprio il parlare insieme di certi argomenti. Poi, chiaro, sono d'accordissimo con te quando dici che dovrebbe esserci più possibilità per tutti di partecipare a un certo tipo di esperienze dal punto di vista economico, di selezione e di tanti aspetti. Però nell'attesa che questa cosa succeda prima o poi, continuando a richiederla chiaramente perché non succederà da sola, c'è una parte importante che secondo me che deve partire anche dagli studenti, di richiedere dialogo, perché dal momento in cui l'insegnante non ti dà la possibilità di, o comunque l'istituzione scuola non ti dà la possibilità di, non c'è niente su cui c'è scritto però che tu non possa chiederla. Cioè, anzi, io quello che noi facciamo, cioè come rete di studenti è questo, cioè dire ai ragazzi, dato che la scuola non sta facendo X, chiedetelo voi, nel senso che non bisogna fermarsi a quello che ti danno servito sul piatto, perché se quello servito sul piatto non ti sta bene o non è abbastanza, non è un problema chiederlo, secondo me. È un problema invece adattarsi a un mondo che poi magari non ti piace neanche. Vengo dal mondo della scuola, ma che la nostra scuola sia ancora legata a un insegnante, come mi hanno detto i ragazzi, per fortuna abbiamo, non può essere questo, ma se tu non hai la fortuna di avere quegli insegnanti lì, cosa fai? Quindi forse andrebbero un po' riformati i programmi, le cose, non è che per forza dobbiamo sapere tutto quanto di latino e di queste cose non discutiamo, per esempio. Fortunati voi che avete avuto un insegnante che vi ha portato anche qui, da quanto vedo siete molto sensibili al problema, ma quelli che non ce l'hanno, quegli insegnanti lì cosa fanno? Dove li buttiamo? Quindi bisognerebbe che ci fosse maggiore attenzione e che gli insegnanti, non dico fossero obbligati, però se facesse parte del programma e di certi tipi di lezioni, eccetera, forse... Cittadinanza e Costituzione, ad esempio. Dico bene? Cittadinanza e Costituzione, ad esempio, sarebbe una cosa a scuola da fare. Appunto. Io quando insegnavo io la Costituzione la insegnavamo, poi dopo è sparita Però, insomma, non può essere solo legato alla preparazione e alla volontà dell'insegnante. Ecco. Allora, concludere una parola impegnativa. Stimoli tanti. Io vorrei provare a mettere un qualche punto fermo. E poi vi racconto anche qualche ragionamento attorno a questa giornata. E intanto ringrazio chi è venuto a parlarci del tema e chi è venuto ad ascoltarlo per riflettere. Questa è una continuità rispetto a quella bella giornata che abbiamo fatto l'anno scorso con gli studenti, con l'AMPI e con i pensionati, dove parlavamo della galassia nera, cioè del proliferare nella rete di siti chiaramente neonazisti, qualcuno esplicito, qualcuno meno, che tra loro si rinforzano e stanno sdoganando nel nostro paese, come normale, delle cose che fino a qualche anno fa normale non sarebbero state. Anche in passaggi molto... Per esempio, mi ricordo che c'era il sito di quel produttore della marca d'abbigliamento che tu hai citato, non sappiamo, però quando abbiamo capito quel giorno lì che quando tu incontri qualcuno che ha quel particolare capo d'abbigliamento sta già facendo una dichiarazione di appartenenza ad un mondo. E allora credo che questo cosa sia importante. Sia importante la memoria, la trasmissione della memoria. Lo SPIL, Sindacato Pensionati, lo fa come carta costituzionale sua, trasmissione della memoria. Attenzione, non in senso storico neutro, trasmissione della memoria, passaggio del testimone tra i testimoni che ci sono stati e che per esempio per la Shoah fra un po' non ci saranno più, vale per la lotta partigiana e la resistenza, vale per le lotte del movimento dei lavoratori. Non è più un problema di quei protagonisti che l'hanno vissuto, ma deve diventare un patrimonio comune della nostra società, della nostra cultura, anche quando i testimoni diretti non ci saranno più. E questo è il lavoro importante che dobbiamo fare tutti. Quindi
la testimonianza come passaggio di testimone tra le generazioni. E questo è oggi che vogliamo fare. Allora, Shoah, la giornata della memoria, i viaggi della memoria. Quando abbiamo pensato di fare questa cosa è nato l'idea, lo spunto dall'occasione della giornata della memoria, però non volevamo, sulla scorta di quell'esperienza dell'anno scorso, parlare dell'oggi. Quindi non tanto semplicemente per ricordare quello che è stato, ma per portarlo ai tempi nostri e valutarne le ricadute. Già i viaggi della memoria non sono una cosa scontata. Mi veniva in mente, mentre tu ne parlavi qualche minuto fa, che per esempio pochi mesi fa in Veneto un'amministrazione comunale si è rifiutata di dare il proprio contributo economico affinché le scuole di quel comune partecipassero ad un viaggio della memoria. Così come c'è qualche amministrazione comunale che non dà il patrocinio, che ne so, per i festeggiamenti del 25 aprile, la festa della Repubblica, la Liberazione, cioè quelle, le feste civili che costituiscono la nostra cultura. Quindi non è dato per acquisito niente, non va dato per scontato niente, e bisogna conoscere e saper distinguere. E questo è un po' il compito che di cui ci facciamo carico. Perché io alla fine vorrei dare una risposta a quella ragazza che adesso non vedo, ma che ha fatto la domanda: chi fa qualcosa? Ci vorrei provare a dare un po' di risposta. Allora, dicevo, non è tanto solo il problema di ricordare la Shoah, che va fatto, ma capire che c'è un rischio di antisemitismo, visto che di questo stiamo parlando oggi, che va combattuto a partire dalla conoscenza reale dei fatti. Io leggevo pochi giorni fa di un'altra ricerca che ha avuto un certo rilievo sulla stampa, dice che in Italia ci sono più di 700.000 persone che credono che l'Olocausto non sia mai esistito. 700.000 persone non sono poche, che credono che l'Olocausto non sia mai esistito, che sia una montatura. E questo è l'1,3% del campione, ma il 10,5% del campione pensa che sì, l'Olocausto è esistito, non si può dire che non sia esistito. Però è stato largamente esagerato da tutta una narrativa. Ecco, allora, c'è intanto un problema drammatico di sapere, di studiare, di conoscere le cose, i fatti. E qua la scuola. Se non cominciamo dalla scuola, va già bene che ci siano dei professori illuminati che parlano della Shoah, che partecipano ai viaggi della memoria, eccetera, eccetera, ma a questo punto forse bisognerebbe anche poter allargare il discorso. Cosa conosciamo noi della cultura ebraica, a parte la Shoah? Per esempio, lo sappiamo che in praticamente tutte le cittadine della Valpadana nel 600 c'erano dei ghetti ebraici attivi ed erano dentro la comunità. Potrebbe essere un modo per cominciare a collegare la nostra storia con le pietre d'inciampo, le pietre della memoria. Tra l'altro, l'altra mattina ho visto qua in via Roma, di fronte ad una casa dove c'è una pietra d'inciampo, c'era ferma una signora con due ragazzine che guardavano e fotografavano quella cosa. È un segnale positivo. Bisogna diffondere la conoscenza non solo del fatto drammatico, ma anche della normalità, della quotidianità, del fatto che questa storia è un pezzo di noi, che i Rom sono un pezzo della nostra storia, che l'Italia è figlia di mille migrazioni nel corso dei secoli, che quindi nessuno è in grado di dire i miei cromosomi sono ariani piuttosto che padani. E poi delle volte nella non conoscenza facciamo anche delle confusioni, confondiamo l'antisemitismo col sionismo, la questione, cioè quelli proprio più esperti arrivano alla fine del percorso saltando tutto quello che le complessità che ci sono in mezzo. Allora il tema è israeli-palestinesi, che non c'entra niente con la cultura
del popolo. Però anche qua non conosciamo e abbiamo il dovere di spiegare, di far conoscere intanto, di far capire le complessità, di non arrendersi alle semplificazioni, perché davvero ieri sera un ex deputata ha detto che Liliana Segre fomenta il pregiudizio e l'odio contro il fascismo. Cioè siamo alla era nipote di Mussolini, però una cosa così il problema è che oggi chiunque che un tempo in bar avrebbe detto una stupidaggine rimaneva confinata fra quei due che giocavano a briscola con lui, oggi nel sistema mediatico là si costruiscono delle coscienze, delle conoscenze semplicemente leggendo quei siti e non sapendo che il primo sito che leggi è quello che viene lì o perché è sponsorizzato o perché è rilanciato attraverso un meccanismo. Ci sono dei libri ormai, cominciano ad esserci le prove, per cui con un attento uso delle notizie veicolate sui media e quelli che non costano niente perché non c'è neanche bisogno di comprare un'inserzione, si riesce ad orientare le coscienze fino a spostare i flussi elettorali, fino a decidere chi va in Parlamento, chi ci governa, chi diventa. Allora, è drammaticamente importante avere gli elementi per poter distinguere, discernere, capire quando mi stanno vendendo una cosa che non è vera e avere gli strumenti per collocarla. È per questo che noi tendo come SPI ci siamo intestati un po' questo compito di fare tutto quello che può servire a trasmettere conoscenza di storie, valori positivi, di fatti e soprattutto di trasmetterli il più possibile attraverso un percorso intergenerazionale e quindi sicuramente vorremmo continuare a fare questo lavoro. Perché in attesa che le istituzioni, chi dovrebbe, deve impedire che, ecco la prima cosa, quella che ci hanno insegnato a fare, che con l'impegno individuale di tutti almeno possiamo costruire un argine. Quindi se ognuno di noi sa riconoscere anche dove sono nascosti fenomeni di razzismo, di antisemitismo, di intolleranza, di rifiuto delle minoranze, di atteggiamenti sessisti e li prova a contrastare nel suo piccolo, semplicemente dicendo a una persona, a un collega, a un compagno di classe, guarda che stai dicendo una cosa che non è giusta, non è vera, perché la storia è diversa e te la dimostro, probabilmente tutti noi facciamo qualcosa che serve a non far espandere questa confusione e questa falsa rappresentazione, in attesa che ci siano anche degli strumenti per rimetterla nel posto dove deve stare, cioè mi verrebbe da dire nei bassi fondi delle subculture, non più nelle aule universitarie piuttosto che né quelle parlamentari. Quindi è un lavoro che dobbiamo continuare tutti assieme, vi ringrazio di essere qui, vuol dire che vi interessa farlo. Grazie a voi. Grazie a tutti, cerchiamo di mantenerci uniti e di lavorare, continuare a lavorare insieme, impegnandoci su questi fronti. Grazie a Tommaso Veronica, Stefano Gatti e naturalmente Adele Nastrozzi.